Piłkę poznałam w 71 roku. O, ja conosco to Jurek nel 71. Kiedy poznałam go, Jurek się już troszkę wspinał. Ja nie miałam zielonego pojęcia o żadnej wspinaczce ani o górach. Quando lui già andava un po' ad arrampicare, anche già se la cavava piuttosto bene, ed invece assolutamente non avevo manco l'idea di cosa volesse dire andare ad arrampicare. Aż przyszedł czas, rok 74, kiedy wyjechał na Alaskę. Poi è arrivato anche il 1974, l'anno in cui è partito per l'Alaska. I wrócił z Alaski dość poważnie odmrożony. E se ne è tornato anche dall'Alaska, congelato in modo piuttosto serio. Palec u nogi był tak poważnie odmrożony, że nie potrafił się w tym czasie w ogóle wspinać. Aveva un dito del piede che era così congelato e malmesso che per un certo periodo non poteva più andare a arrampicare. 75 rok, kiedy Jerzy odpoczywał i leczył swój palec, był czas, postanowiliśmy się pobrać, ponieważ nie wyjeżdżał w góry i było trochę czasu. Dobry moment, allora, żeby arriva pobrać. Così l'anno 1975, non potendo andare in montagna, non potendo dedicarsi solo all'arrampicata e alle grandi montagne, doveva riposarsi e risistemarsi il piede. A questo punto venne presa la decisione che era il caso di sposarsi e cominciare a fare una vita assieme. Niestety palec szybko się wyleczył i następne wakacje spędziliśmy już osobno, ponieważ Jerzy wyjechał w góry, a ja wyjechałam nad wodę, którą bardzo lubię. E è andata a andò a finire in un altro modo, ovvero sia che purtroppo il suo dito e il suo piede guarirono ben velocemente. Io sognavo tanto di poter fare una luna di miele fatta bene, e invece guarì tanto velocemente che andò a finire che Jurek, Jerzy, partì per conto suo andare a festeggiare la luna di miele in montagna e invece partì per andare al lago con mia sorella. Jerzy całe swoje życie wyjeżdżał w góry, które bardzo kochał. Ha passato praticamente tutta la sua vita ad andare e tornare in montagna, in quelle montagne che tanto amava. Urodził się w 84 roku nasz drugi syn. Nell'84 c'è nato il secondo figlio. Ale ze wspinaczką swoją nie kończył i nie można było o tym marzyć. Ma non era il caso di stare a sognare che lui potesse smettere di andare in montagna, a salire le montagne. Non c'era nemmeno da sognare o sperarlo. Był nadzwyczaj wspaniałym człowiekiem, nadzwyczaj dobrym mężem i ojcem. Ciò nonostante posso dire che era una persona fantastica, immensamente buona, un marito ottimo e un padre favoloso. No więc tak, Jurek na każdej wyprawie zapisywał to, co dzieje się na wyprawie. Robił zapiski, pisał pamiętniki. Allora Jurek era uno che trascriveva di tutto, teneva una sorta di diario aggiornatissimo per ciascuna spedizione. Również na swojej ostatniej wyprawie południowej ścianie Lhotse. Eppure, per la sua ultima spedizione, quella alla parete meridionale dell'Lhotse, prowadził swój dziennik. Ha provato a tenere sempre il suo diario, gdzie zapisywał przebieg całej wyprawy, gdzie zapisał swoje spostrzeżenia. Un diario in cui teneva ciò che gli pareva di vedere durante la spedizione, tutto ciò che riusciva a carpire e a prendere con lo sguardo. Czytaliśmy go sami wraz ze swoimi, z naszymi, czytam go sama wraz z moimi synami. È un diario che tenevo a casa mia solo con me e che leggevo solo con i miei figli. Lecz w 20. rocznicę jego śmierci wznowiliśmy wydanie w Polsce książki mojego pionowego świata. Però in occasione del ventennale della sua morte abbiamo provveduto a una nuova edizione del suo primo libro, Il mio mondo verticale, una nuova edizione in Polonia. I pomyślałam wówczas, że może dobrze by było dołączyć ostatnie jego zapiski z ostatniej wyprawy. In occasione di questo ventennale ho ritenuto una cosa buona aggiungere a questa nuova edizione il diario di questa sua ultima spedizione. Per quale motivo? C'è una sorta di senso nostro interno, una sorta di voler conservare fra di noi quelli che erano, diciamo, gli ultimi momenti, gli ultimi resti della sua vita terrena che tenevamo per noi, quindi avevamo una sorta, come dire, di ritegno per una pubblicazione. Era qualcosa che volevamo tenere per noi.